dall'Eritrea con una specialità che si chiama injera. Dico bene, Chris? Sì, ha detto bene. Chris Tsegay è uno chef, ha un bellissimo ristorante eritreo a Roma e quindi è il mio maestro ideale. Esatto. È eritreo, sì, di Asmara, quindi la capitale di questo paese, che insomma alla fine noi non conosciamo molto bene, no? Dovremmo conoscerlo un po' di più. Di più, mi dispiace che non ti hanno insegnato la storia, la geografia dell'Eritrea. E vabbè, posso sempre, posso sempre migliorare. Esatto. Che dici? Allora, questa injera, prendete nota perché non è difficile. Che cos'è intanto, Chris? È un piatto unico? Sì, injera è il pane nostro, tipo crepe, sì, che è fatto, diciamo, con tre tipi di farina, e lievito di birra. Viene impastato, diciamo, tutte insieme. Sì. Lo lasci per 3 giorni per fermentare. Allora, facciamo qualcosa. Mentre tu me lo spieghi, lo facciamo. Va bene. Okay? Ok. Quindi noi abbiamo 3 tipi di farina. Allora, questa si chiama farina di sorgo. Sì. Mettiamo. Ma in Italia non c'è. C'è. Ah, c'è. Farina di sorgo. Sì. Poi, questa è 00. Sì, questa insomma lo sappiamo tutti. Facciamo di più. Di più. Poi ci dai anche le dosi in modo che possiamo, esatto, scrivere tutto. E quella? E poi questa è integrale. Integrale. Mettiamo. Perché è importante quella integrale? Così viene più buona. Più buona. Ah, sì, più certo. Leggera. Che domande fa la Colò? Ecco. Vabbè. Poi? E poi si aggiunge lievito di birra. Lievito di birra, ecco, poco, che farà pure bene alla salute, ci fa la pelle più bella, così. E poi con l'acqua si mette un po' d'acqua. L'acqua. La giusta quantità, per fortuna la mette lui, sennò io facevo un lago qua. E poi si mischia. Sì. Lo lasci così. Quindi deve essere abbastanza morbida comunque. Morbida, non sì. È. Dai, che intanto io mischio. Devo mischiare per 2 giorni, no? Per 2 giorni. Per 2 giorni. Così, ecco. Si mischia. Una volta che l'abbiamo mischiata, a parte gli scherzi, quanto deve rimanere? Rimanere 2 giorni, massimo 3 giorni per la fermentazione. Ah. Dopodiché con acqua calda si mischia e poi è pronto per fare injera. Mamma mia, ma non la vendono già pronta? Si vendono. Se le vende dal mio ristorante si vende. Ah, eccolo, si mangia eccolo qua. E però alle nostre spalle abbiamo un'immagine di come la pasta è già pronta già alla pronta, fine, no? Esatto, sì. Quindi supponiamo di averla lasciata per 2 giorni. Ecco. E poi è pronta, diciamo, dopo 3 giorni. Vede liquida come questa. Ho capito. E' pronto adesso per fare injera. Sì. Accendiamo. Sì. Per fortuna sei uno chef, perché io ancora sto imparando come funziona questa cosa. Questa lasciamo piastra induzione. Scalda. Sì. Sì. E quindi prendiamo e facciamo una crepe. Un'injera. Sì, scusami. Un crepe, che errori. Senti, ma il tuo paese è famoso per le spezie. Abbiamo dietro di noi l'apoteosi delle spezie. Sì. Si usano molto le spezie. Sì. In tutti i piatti. Tutti i piatti. Sia nel zigni, sia nel shiro, sia nel lenticchie, tutto. Sempre le spezie. Sempre le spezie che ti fa bene per la salute, specialmente il peperoncino, che è ottimo, diciamo. La circolazione. La circolazione del sangue e tutto il corpo. Possiamo rovesciare? Sì, sì. Adesso vediamo. Quanto se sei brava di. No, se sono brava, ecco, tutti mi prendono in giro. Ah, no, ecco, devo fare così. Dimmi, ecco, basta. Bravissima. Sì. Bravissima. Giusto rovesciare un po'. Ecco. Ingera, ecco, basta. Così. Lo tolgo di mezzo. Mettiamo adesso. Perché devo dire che noi come trasmissione di cucina lasciamo un po' a desiderare. Perché con le io sono ancora con i segnali di fumo, no? Sì. Sai, anticamente la pietra focaia, il fuoco. Il fuoco, io sarei per il fuoco, usare questi strumenti. Però si sta già preparando. Ha visto? Con le bolle. Vede, diciamo, uguale a quello che avevo visto. Che abbiamo visto prima nell'immagine. Esatto. Però io devo pure girarla o no? No. Ah, non si gira. No, non si gira. Ah, l'ingera non si gira. Non si gira. Lo e lasci, quindi si cuoce direttamente. Direttamente così. Esatto. Ma perché fa tutte quelle bolle?
Ecco, adesso sta per diventare, diciamo, tutto. Quando diventa, diciamo, tutto così, è pronto per mangiare. È molto diversa, ci abbiamo detto tipo crepe, ma non c'entra proprio niente con la crepe. L'esempio no? del crepe, è altrimenti l'esempio. È diverso, diciamo. E poi cosa ci si mette sopra quando è pronta? Si mette, diciamo, quando è pronta con il cirò, che è pure di... e ceci, sì, e poi zigni anche si mette diversi piatti. Quindi fammi capire, proviamo adesso, a prepararlo. Ecco, adesso cominciamo a fare anche il cirò. Il cirò come si fa? Allora, si prende cipolla. Sì. Prendiamo questa. Sì. Cipolla. Cipolla. E aglio. Aglio. Uno perde tutti gli amici quando ha mangiato questa cosa. No, un chilo no. di cipolla ed aglio. Questo no. Cipolla e aglio. Esatto, olio. Poi un po' d'olio, però è buono il profumo dell'ingera qua. Sì, sì, è buonissimo. Ha un buonissimo profumo. Poi... Ecco, e poi lo giri un po'. Sì. Com'è la tua città, Asmara? Ti manca che sono tanti anni che sei a Roma? No, no, almeno all'anno 6-8 volte vado a Asmara. Ah, ci vai. Amo l'Asmara, una città bellissima. Abbiamo un'immagine dietro di noi, è una città anche molto viva, no? Sì, sì, molto viva. Mm. Infatti Mussolini, quando faceva discorso a Piazza Venezia nel 1929, diceva Asmara, piccola Roma. Piccola Roma? Esatto. Ah, ma perché è piccola Asmara? No. È piccola come città, non è come Roma. Davvero? Ma quanta gente, però, quanti abitanti ha Asmara, idea? È quasi 750.000. Ah, quindi comunque per essere una capitale non è molto grande. Ecco, adesso aggiungiamo un po' di pomodoro. Qui abbiamo messo aglio, cipolla, pomodoro. E poi che cosa ci aggiungiamo ancora? Adesso quando è pronto mettiamo l'acqua. L'acqua? Sì. Ah, ancora acqua? Ecco, dammi l'acqua. Sì. Vediamo se è brava a versare l'acqua. Ancora. Mi prende in giro, dice, vediamo se riesce a versare l'acqua. Vediamo. Ah, molta acqua? Sì. Molta acqua? Adesso è pronto l'ingera, ha visto? Sì, sì. Vediamo. Dove la mettiamo? Mettiamo nel piatto, e voilà. Sì. Ah, proprio così? Ecco, così. Ah, proprio così? Alla mano d'amianto. È pronta. È pronta? È tutto pronta adesso. È pronta? Sì, sì. E come si mangia l'ingera con... Adesso, quando è pronto il cirò, e lo mettiamo sopra, lo assaggio. Ma è soltanto aglio, cipolla e pomodoro, esatto. E olio. Basta. E poi quando è pronto c'è così, è tutto pronto. Ah, pronto, guarda, per mangiare. Sì, ecco. Con aglio, con quella salsa lì. Esatto, con ma il cirò. Ma è facile, ma è facile. Ma è facilissimo. Però scusami, se è così liquido faccio un macello. No, no. E questa che è la salsa? Questa è la... Questo cirò, pure di ceci, e lo aggiungi. Ah, ecco, vedi che mi mancava qualcosa. Dicevo, ecco, tutto qua. No, mancava qualcosa. Questo è polvere di ceci? Esatto. Polvere di ceci. E quindi diventa una vera e propria crema. Crema. Una, quasi una crema di ceci con aglio, cipolla e pomodoro? Pomodoro, giusto. Oh, ecco, che mi mancava qualcosa. E quanto bisogna farla cuocere? Ecco, già pronta. Già pronta. Abbiamo fatto il nostro cirò. 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 E poi diventa così alla fine. Ecco, questa è la non cascati. Ok. Favolosa. E si mette... E poi si mette. Si mette sopra? Sì, ah, sì. Proprio così. Così? E si copre o si mangia tranquillamente? Come si mangia con le mani. Si mangia con le mani? Non con la forchetta. Eh no, ma chi si permette di usare la forchetta? Allora, per il pezzo di pane. Pezzo faccio, di pane. Faccio vedere come si mangia. Così. Poggi sopra. Sì. Così. Grandioso! Grandioso! Grazie a Chris Segai. Io vorrei che Giuseppe Pinetti mi raggiungesse qui, così ricordiamo la ricetta, perché io devo raggiungere un altro ospite prezioso che è venuto a trovarci all'altra parte dello studio. Masal al-Khair. Ma che cosa stai dicendo? Ho salutato, Masal al-Khair. Ma è vero? Ha salutato? No, quello è arabo.
Ah, che non c'entra proprio niente. Brutta figura, infatti. Ma come no? Grazie. Beh, però in arabo era giusto, però. Grazie, è giusto. Chris, grazie tantissimo. Abbiamo augurato la buonasera a tutti gli arabi. Allora, come si dice invece in eritreo buonasera? Kamem sirum, dandem sirum. Ah, va bene. Ma mi fido. No, mi fido. No, no, non ci riuscirei mai. Okay. Io adesso volevo ripetere con lei, per dare innanzitutto a Alicia il tempo di accomodarsi, brevemente, per chi la volesse rifare, la ricetta di questo pane. Allora prendiamo farina. Farina di sorgo, 00 integrale. Sì. Con lievito di birra. Sì. E poi viene impastato per 2 giorni, massimo 3 giorni. Perché 2 giorni è tantissimo. Ecco. Dipende, diciamo, dal tempo. Certo. Se è caldo, anche un giorno va bene, 2 giorni. Bene. Se è tipo inverno, ci vuole. E noi la lasciamo lì riposare. Esatto. Dopodiché, con acqua calda si brusca e poi è pronto quello che avevamo visto. Quello là. Esatto. E poi si mette nella padella. Nella padella. È già pronto per mangiare. E quindi si fa la procedura come ha fatto vedere con Licia. Mentre invece, per il condimento. Condimento del shiro, pure si fa. E cipolla, aglio e pomodoro, e poi con un po' d'acqua, olio, e poi lo lasci per 5 minuti, dopo aggiungi acqua e poi alla fine il purè di ceci. Perfetto. E poi si mangia, come ha detto, sempre con le mani, mai con la forchetta. Come si dice buonasera allora in eritreo? Dando amsirum. Perfetto, allora buonasera. E adesso invece Alicia. Grazie.